Una chiamata a evangelizzare e una chiamata, prima di evangelizzare, una chiamata al ravvedimento. Poiché se non c'è una nuova nascita, se non c'è un frutto nella nostra vita, non possiamo dare agli altri niente. Cosa potremmo dare? Gli alberi, le foglie, i rami. Ma se c'è un frutto, allora possiamo dare. Questa mattina il messaggio ci parlerà proprio di questo. Una chiamata al ravvedimento, affinché dopo possa esserci una chiamata al servizio. Tratteremo un argomento, in modo particolare tratteremo un personaggio, il re Davide, un personaggio che ci insegnerà qualcosa di straordinario questa mattina, perché, innanzitutto perché lo leggeremo dalla parola di Dio ed essa già è straordinaria. A me ci voleva una menne che avesse male pure Amen. La parola di Dio è straordinaria. Amen. Amen, gloria a Dio. E poi alla fine del culto ci sarà una slide dove ho messo, diciamo, tutti i punti che verranno trattati. Io non entrerò ovviamente nei dettagli, però per chi volesse averla la lasceremo pubblicata sul proiettore, oppure se qualcuno la vuole gliela mando tramite WhatsApp, perché in quella slide poi ci saranno tutti i versetti, i punti, diciamo, che verranno trattati in questo testo. Gloria a Dio. La preghiera che ha fatto la sorella Maria ha toccato in modo particolare il mio cuore, perché ha parlato della gioia. Ma il re Davide parla di questa gioia nel Salmo 51 e dice che per poter arrivare a questa gioia bisogna fare qualcosa. Quindi vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel Salmo 51 e ci alziamo all'impiede per leggere la scrittura. Dio sia lodato. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Bat-Sheba. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio. Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto ed umiliato. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per questa tua parola, Signore, per questo messaggio che questa mattina vuoi rivolgere al nostro cuore. Signore, io ti prego, ti preghiamo tutti insieme, parla tu, Signore. Signore, fa che non sia una parola d'uomo, ma fa che la tua parola, Signore, possa scendere dal cielo e possa toccare i nostri cuori nel profondo, Signore, affinché ci sia un frutto,
un frutto degno di ravvedimento. Signore, guida tu questo messaggio, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen. 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 Accomodatevi pure. Gloria a Dio. Questo salmo è un salmo meraviglioso, che alcuni l'hanno chiamato, vabbè, qui nella mia Bibbia c'è scritto salmo di pentimento, e invece alcuni commentatori gli hanno dato questo titolo: la guida per la salvezza. Altri hanno dato altri tipi di messaggi: la guida per il peccatore. Sta di fatto una cosa, che in questo salmo vediamo Davide, perché è lui che lo ha scritto, scrivere delle parole molto forti, è vero? Avete notato il tono di voce di questo salmista? Parla con un tono inizialmente abbattuto, inizialmente contrito. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, cancello il mio peccato. È successo qualcosa. Quindi questo salmo è la conseguenza di ciò che era successo a Davide. Ma la prima domanda alla quale voglio porvi l'attenzione è questa, quella che leggiamo qui nel testo, nella slide. Chi è Davide? Chi è Davide? Oltre a sapere che è il re Davide, colui che ha condotto il popolo di Dio, è stato un personaggio importantissimo nella parola del Signore per tutti gli insegnamenti che ci lascia, ma in modo particolare c'è Dio stesso che dà una testimonianza di Davide. E questa testimonianza la troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Guardate cosa dice il Signore stesso. L'Apostolo Paolo, mentre che stava predicando, dice così di Davide: in seguito chiesero un re, il popolo di Dio chiese un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, dalla tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. E poi, ascoltate bene, lo rimosse Dio stesso e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Questa è la testimonianza di Dio per Davide. Quindi cosa notiamo qua? Davide è un uomo dal cuore di Dio. E tante volte si sono avventati alcuni a fare delle ipotesi sul fatto del perché Dio può dire di Davide un'esclamazione di questa: un uomo secondo il mio cuore. E alcuni hanno ipotizzato che, dice, siccome Davide era un pastore, si prendeva cura delle pecore, essendo che Dio è il buon pastore, allora lui ha visto in Davide qualcosa che Davide già faceva con le sue pecore, no? Ma non è questo il motivo per la quale Davide aveva un cuore secondo il cuore di Dio. Altri hanno detto perché Davide era un combattente, ha vinto tante battaglie, ha vinto Golia. E ha vinto Golia in che modo? Tu vieni a me con la spada, vi ricordate? Vieni a me con le armi, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. E sconfisse Golia, no? Per la forza di Davide, per il coraggio. Ma non è neanche questo. Davide crede una cosa, che oltre a essere un uomo che ha combattuto realmente per l'opera di Dio, ha combattuto per il suo popolo, ha fatto delle cose belle per l'opera di Dio, è stato un servo potente nelle mani di Dio, ma io credo che ciò che caratterizzava Davide più di ogni altra cosa, ciò che ha portato Dio a dichiarare di lui: questo è un uomo secondo il mio cuore, sapete cos'era? L'amore. L'amore di Davide verso Dio. Perché se non c'è amore verso Dio, noi non possiamo fare nulla verso gli altri. Infatti Gesù, quando insegnerà a un uomo qual è il comandamento più importante, dirà: questo è il primo, ama il Signore. Con cosa? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto l'essere tuo. E poi il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. È vero o no? Ma il primo
e ama Dio con tutto il tuo cuore, perché se non c'è questo, noi possiamo anche fare tantissime azioni, ma saranno solamente azioni. Umanitanismo, come si può dire, umanesimo, ci dedichiamo agli altri come tanti lo fanno, perché non è che ci siamo solo noi cristiani che facciamo del bene. Quanta gente c'è nel mondo che si adopera per fare del bene agli altri? Quanta gente c'è che dona i propri soldi per aiutare il prossimo? Quanta gente c'è che magari vuole cercare di fare veramente del bene al prossimo? Però cos'è? È un bene fine a se stesso. A chi va la gloria di questo bene? Non andrà mai a Dio, non andrà mai per l'opera di Dio. Quindi Davide amava Dio con tutto il suo cuore, perché Davide conosceva la legge, e nel libro del Levitico è scritto, e Davide conosceva molto bene il libro del Levitico, Dio darà una legge al suo popolo e dirà proprio questo: ama il Signore con tutto il tuo cuore. Non lo dice solo Gesù, è citato anche nell'Antico Testamento. Quindi Davide conosceva molto bene questo, e Davide ha sposato questo. Ecco perché poi poteva prendersi cura delle pecore, poteva scrivere dei salmi, poteva cantare le lodi a Dio, perché Davide era un uomo che cantava a Dio. I salmi sono dei canti, all'epoca questi salmi si cantavano, e quindi lui suonava anche l'arpa. Davide era un uomo di preghiera. Davide era un uomo che era veramente dedicato a Dio con tutto se stesso. Davide non solo tutto ciò, ma ascoltava attentamente la parola del Signore. Aveva una perfetta comunione con Dio. Quando Davide chiedeva qualcosa a Dio, Dio gli rispondeva e lui ascoltava e metteva in pratica. Vi ricordate quando un giorno Davide, parlando col Signore, gli disse: Signore, che devo fare? Devo rincorrere lo sto popolo che ci hanno rubato tutte cose, che devo fare? Ci posso andare? Che devo andare a recuperare le nostre mogli, il bottino che ci hanno rubato? E Dio cosa gli dirà? Gli risponde: sì, vai, recupererai tutto, io sarò con te. E Davide va e effettivamente recupera tutto. Vedete, c'era una perfetta comunione con Dio. Quanto tempo dedichiamo noi a questa comunione col Signore? Se lo Spirito Santo dovesse parlare di noi in questo momento, potrebbe dire di ognuno di noi: questo o questa è un uomo o una donna secondo il mio cuore? Senza guardare tutto quello che viene fatto, ma il cuore è pronto, è completamente aperto per il Signore? C'è un amore intenso per Dio? Perché se questa è la nostra condizione, allora tutto il resto sarà poi una conseguenza. Davide viveva così, era un uomo, potremmo dire, un vero servo di Dio. Ma succede qualcosa a un certo punto, perché Davide è un uomo e quindi non era perfetto. Siete d'accordo, fratello? Possiamo essere noi impegnati a 360 gradi in un'opera spirituale, ma non saremo mai e poi mai perfette. Quindi quando guardi tuo fratello, quando guardi tua sorella, non dire mai: guarda come si muove, guarda cosa ha fatto, perché noi non siamo di meno, siamo tutti uguali. E la Bibbia ci dice che siamo tutti peccatori, nessuno è escluso. Quindi non guardiamo gli altri con uno spirito di critica o di giudizio, perché siamo tutti imperfetti, e Davide lo era pure. E cosa è successo? C'è una slide dopo. La seconda, cosa commise Davide per poter scrivere questo salmo, il salmo 51? Cosa aveva commesso Davide? Come mai parla a Dio in questo modo? Signore, il mio peccato è sempre davanti a me, togli lo sguardo dal mio peccato, abbi pietà di me. Era contrito dentro. Ma cosa era successo? Cosa poteva essere successo a un uomo di Dio che, come abbiamo letto, Dio stesso dirà di lui: è un uomo secondo il cuore di Dio? Cosa avrà potuto commettere? Eppure Davide si è macchiato di peccati incredibili. Il popolo di Israele era in guerra, stava muovendo guerra a un altro popolo. La prima cosa che notiamo è che Davide non era con loro, era rimasto a casa.
Eppure di solito Davide usciva a combattere, era in mezzo al suo popolo, era con loro, questa volta invece era a casa, tranquillo, non sappiamo il motivo, ma non era con loro. Davide, ma che ci fai a casa? Che stai facendo a casa mentre che il popolo è impegnato in una battaglia? E giusto appunto, mentre che era a casa, non sapeva che fare, si metteva a passeggiare, a un certo punto esce sulla terrazza, probabilmente avrà avuto una bella terrazza, bella grande, era lì che guardava, a un certo punto, tac, pa! Ecco che la scrittura dice che vide una donna nella sua casa, era di fronte al palazzo, e questa donna era bellissima e stava facendo il bagno. E Davide, cosa successe nella sua mente? La guardò, la desiderò e poi la chiamò. Dice, fatela venire. E la portò nel palazzo, a casa sua, e dice la Bibbia che si coricò con lei e lei poi rimase incinta. Davide, ma non sei sposato? Eh sì. Ma non avevi altro che fare anziché stare sulla terrazza? Perché non eri in mezzo al tuo popolo? Perché sapete una cosa? Il peccato, quello che noi oggi sottovalutiamo in un modo particolare, dice la Bibbia che ci spia continuamente, è lì dietro la porta socchiusa e ci guarda. E sapete cosa aspetta? Aspetta il momento opportuno per arrivare ed entrare da quella porta e fare danni. E questo è il compito del peccato. E questo è quello che succede quando non siamo attenti, quando ci troviamo nei posti dove non ci dovremmo trovare. Davide, cosa stavi facendo a casa mentre che il tuo popolo combatteva? È la circostanza, e la circostanza lo ha portato a fare qualcosa di pericoloso. Il peccato ci adesca e usa la stessa identica strategia che fu usata nel giardino di Eden, quando Adamo ed Eva, ad un certo punto il serpente parlò e gli disse il frutto, no, della conoscenza del bene e del male, glielo fece vedere con un occhio diverso da come Dio gliel'aveva fatto vedere. No, è buono, non è vero che se lo mangiate morite. Dio non è veritiero, è bugiardo, è che lui lo sa che se voi mangiate da questo frutto diventerete come lui. Ora immaginate nella mente di loro cosa è successo. Prima vedevano il frutto in un modo, Dio disse non lo toccare, lo vedevano e basta, non c'era niente. Ma quando ricevono questa parola dal serpente, la scrittura dice che in quel momento il frutto divenne desiderabile, appetitoso. E alla fine presero quel frutto e lo mangiarono, peccarono. E quale fu la condizione, quale fu la conseguenza di quel peccato, chiamiamolo col giusto nome, quale fu? La morte, perché Dio ha dovuto fare un intervento, perché sapete una cosa? Dio è santo e non ha niente a che spattere con il peccato. Quindi quando vede questo, ha dovuto prendere delle decisioni importanti sulla vita di Adamo ed Eva. E ancora oggi, come potete vedere, il peccato ci provoca, ci tenta alla stessa identica maniera. Davide ha guardato quella donna, l'ha desiderata, poi l'ha mandata a prendere e ha compiuto il peccato. E il peccato ha compiuto poi un danno incredibile. Sapete cosa succederà dopo? La donna rimane incinta. Davide allora cosa fa? Essendo che anche la donna era sposata, guardate ora cosa succede quando si innesca il peccato nella vita di una persona. Abisso chiama un altro abisso. Davide aveva fatto qualcosa di grave e lo sapeva, era consapevole. Quindi cosa fa? La donna gli dice che è incinta, doveva escogitare ora qualcosa. Allora gli dice a quelli dell'esercito, mandatemi a chiamare il marito di questa donna. La guardate la scena, mandatemi a chiamare il marito, fatelo venire da me. Viene il marito di questa donna, ignaro di tutto quello che era successo, ignaro l'uomo, ma Dio no. Lo guarda e gli dice, senti, quell'uomo era in battaglia, dove doveva essere anche Davide. Quindi lo chiama e gli dice, ascolta bene,
fai una cosa, prendete una pausa, vai a casa tua, un giorno, corricati con tua moglie, stai con lei, lavate, sistemati e poi magari ritorni nella battaglia. E quell'uomo, sapete cosa gli disse? Ma io non posso farlo, perché il mio popolo è fuori che sta combattendo e io dovrei andare a casa di mia moglie, coricarmi con lei, mangiare dei cibi prelibati. Non lo faccio, ha dormito fuori. Cosa voleva fare Davide? Dice, se ne va a casa, così si unisce a sua moglie. Lei è incinta, di chi? Di suo marito. E invece quell'uomo dice, no, io non ci vado a casa, rimango qua. Quindi Davide cosa inizia a pensare? O vedete, un abisso chiama un altro abisso? Il peccato chiama altro peccato? Se non viene confessato subito? Davide dice, vabbè, ora dobbiamo scogitare qualcosa, perché sta soluzione si deve trovare. Va bene, ritornatene in battaglia. Se ne ritorna in battaglia e poi Davide chiama qualcuno dell'esercito e gli dice, ascoltami bene, prendi quest'uomo, Uria, il marito di sta donna, prendi quest'uomo e portalo al fronte, dove lì la battaglia è pesante, mandalo là e digli che combatte là. E sapete cosa succede? Che quando andrà là, Uria muore, perché lì infuriava la battaglia e non ha potuto scampare. Quando poi vengono a riferire a Davide che Uria era morto, dice, ah, finalmente ci siamo tolti il peso, perché ora io mando a chiamare questa donna che è rimasta sola, poverina, vedova, la mando a chiamare, così viene a casa mia, io la consolo, sta con me, e la mando a chiamare realmente e se la mette a casa. Lo vedete cosa è successo? Quando un peccato non viene confessato subito, uno dietro l'altro, si vive poi nella normalità. Davide si è macchiato di adulterio, fornicazione, si è macchiato di omicidio volontario e premeditato, si è macchiato di menzogna, perché anche la bugia è peccato, manco un amen, anche la bugia è peccato. E non ce n'è peccato bianco, la bugia a fin di bene, non ce n'è. La bugia è peccato e Davide si è macchiato di peccato, di questi peccati. Peccato importante. E poi c'è una conseguenza, perché c'è sempre una conseguenza. La donna che aveva il bambino in grembo era incinta e Dio dirà a Davide, sto figlio deve morire. E morirà. E morirà. Dio è malvagio? Dio è cattivo? No, Dio è santo e non c'ha niente a che vedere col peccato. Cosa è successo nel frattempo? Davide pensava che tutto quello che lui aveva fatto era all'oscuro, nessuno lo sapeva. Chi lo poteva sapere? Solo lui e la donna. Chi lo sapeva che Uria era stato mandato lì apposta per morire? Chi lo sapeva che era andato a letto con quella donna? Chi lo sapeva che lui si era macchiato di menzogna? Nessuno. Dico bene? No. Perché Dio lo sapeva. E sapete cosa fa Dio? Lo fa, fa un qualcosa di straordinario. Prende un profeta, un servo di Dio, e gli dice, ascolta, questo è tutto quello che Davide ha fatto. Glielo rivela. E poi gli dice, ora vai da Davide e digli tutto quello che io ti ho detto. E Nathan va da Davide, gli racconta tutta una storiella e alla fine gli dirà, Davide, quest'uomo sei tu. Quest'uomo alla quale io ti ho descritto sei proprio tu. Ed ecco che a un certo punto Davide si rende conto di una cosa. Hai voglia che cercavo di nascondermi, mi nascondevo dagli uomini, ma Dio non ha mai tolto lo sguardo dalla mia vita. E allora voglio farti riflettere su una cosa. La tua vita, quando sei solo, com'è? Perché tu magari pensi che nessuno ti guarda, nessuno ti osserva, magari pensi e guardi delle cose o vivi delle cose che magari uno tu dice, vabbè è normale, ma Dio guarda tutto, guarda il tuo cuore, guarda i tuoi pensieri, guarda la tua vita, non c'è nulla di nascosto davanti al Signore.
nulla. Ma il fine di questa cosa, qual è? Il fatto che Dio manda Nathan da Davide, qual è il fine? Voleva distruggerlo? Voleva danneggiarlo? Voleva fargli del male? No, perché il fine di Dio, quando parla con un uomo e gli dice che sei un peccatore, il fine sapete qual è? Una chiamata al ravvedimento, una chiamata al pentimento, perché sa che il salario del peccato è la morte e quindi non vuole che Davide muoia nel suo peccato e lo riprende, glielo dice chiaramente qual è il suo peccato, perché Dio riprende coloro che egli ama. Quindi se c'è qualcosa nel tuo cuore, qualcosa che forse il Signore ti sta rivelando proprio in questo momento, io non so niente della tua vita e neanche gli altri sanno niente della tua vita, ma forse c'è qualcosa dentro il tuo cuore che deve essere confessato. Qual è stata la conseguenza di Davide? L'altra slide. Cosa ha fatto Davide? Cosa ha fatto Dio? L'abbiamo visto. Ha parlato e si è mosso di conseguenza, ma poi c'è l'azione di Davide, quella seguente, che dice così, la slide successiva. L'azione di Davide davanti al peccato non è chiudo il cuore e mi fermo. L'azione di Davide davanti al peccato è il Salmo 51. Ecco perché Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, diversamente da Saul. La differenza tra Davide e Saul era che Saul non si era mai pentito del suo peccato. Ha continuato a peccare liberamente. Ecco perché Dio userà questa frase. Lo ha rimosso. Perché Saul continuava a perpetrare nel suo peccato senza mai pentimento. E Dio lo ha rigettato. Invece Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, quando Dio parla al suo cuore, Davide non chiude il cuore, ma lo apre. Signore, ho peccato contro te. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi, poiché io riconosco le mie colpe. Davide non era uno che dice, vabbè, ma cosa ho fatto di male? Cosa c'è stato? Può succedere? No, Davide si pente perché riconosce il suo peccato. Riconosce cos'è il peccato. E oggi noi viviamo in una società, viviamo anche in una società, anche a livello spirituale come Chiesa, dove il peccato viene completamente sottovalutato. Ma il peccato ha delle conseguenze terribili nella nostra vita. Che il Signore questa mattina possa scuotere i nostri cuori, affinché questo peccato possa essere abbandonato. Oggi si parla tranquillamente, si bestemmia a Dio, si parla male del prossimo. Si vive una vita così, spensierata, ognuno fa ciò che gli pare. Ma c'è una legge davanti al popolo di Dio che dice questa è la mia legge. Il popolo di Dio ha bisogno di camminare secondo la legge. Non siamo perfetti, come Davide, ha sbagliato. Ma Davide si è inginocchiato, si è abbattuto, ha riconosciuto il suo peccato. Perché non prendiamo esempio da quest'uomo? E cerchiamo di ammettere quello che è dentro di noi, pensando che magari nessuno l'ha visto. C'è qualcosa che non va. Mi permettete di parlare apertamente? Fratelli, il mormorio, un chiacchiericcio, è peccato. Quando noi parliamo male di qualcuno, o anche solamente quando parliamo di qualcuno, è peccato. La Bibbia lo condanna, il Signore dice a me non mi piace questa cosa. A me non mi sentirete mai parlare male di qualcuno. Mai. E sapete anche una cosa? Nessuno verrà mai a me a parlarmi male di qualcun altro. Sapete perché? Perché mi conoscete e io lo denuncio il peccato. Invece, quando c'è compiacenza, quando c'è comunella, si parla liberamente. Non sai che ho fatto così, ma vedi che me. Ma perché non guardiamo la pagliuzza del nostro occhio, la trave del nostro occhio, anziché guardare le cose degli altri? Guardiamo al Signore. Abbiamo Lui come esempio. Se guardi me, avrai sempre da lamentarti, avrai da criticarmi. Ma se guardiamo al Signore, il nostro sguardo non può essere distolto.
La bugia, come ho detto, è peccato. Le male parole, le parole oscene, le parolacce, le parole volgari, è peccato. Quindi perché non come Davide, perché non ci aggrappiamo a sta benedetta parola e iniziamo a comprendere ciò che è buono davanti a Dio e ciò che non è buono davanti a Dio? Il fine di questo pentimento è la vita. Il fine del ravvedimento è la grazia, è la salvezza. Perché Davide, una volta che si è pentito, Dio lo ha perdonato. Perché sapete cosa gli dirà alla fine il profeta Natan, quando andrà da lui e gli parlerà di tutte queste cose? Davide dirà una cosa. Guardate qua, lo leggo insieme a voi. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Davide ad un certo punto, quando riceve questa parola da parte di Natan, dirà: ho peccato. Lo confessa e Natan gli dirà, da parte del Signore: Dio ti ha perdonato. Dio ti ha perdonato. Ecco che a quel punto arriva una chiamata all'azione. Perché Davide, una volta che riceve il perdono, non rimane lì tranquillo, si continua a godere la sua vita. No, si rimette di nuovo in cammino. C'è un lavoro da fare. Ecco che a un certo punto, come abbiamo letto nel Salmo 51, il Signore gli ridarà la gioia della salvezza. Perché la gioia viene tolta dal peccato. La tristezza che c'è dentro un uomo è dettata dal peccato. Quindi hai voglia che possiamo fare, rifare, pensare, ripensare. La tristezza dell'anima la può togliere solo il Signore attraverso un vero e proprio ravvedimento. E lì arriva la gioia come frutto dello Spirito. E lì arriva la pace come frutto dello Spirito. E lì arriva la mansuetudine, l'autocontrollo come frutto dello Spirito. Quindi quello che questa mattina abbiamo imparato è che Dio non è cambiato, non è che Dio è diverso, perché era nell'Antico Testamento, Dio ora non si muove più in questo modo perché siamo nel Nuovo Testamento. E la Scrittura ci dice che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non muta, noi cambiamo, ma Dio no. Quindi se abbiamo recepito questo messaggio, se c'è qualcosa nel tuo cuore che deve essere confessato, questa mattina il Signore sta rivolgendo a noi questa chiamata, perché il fine è la grazia, il fine è la vita, il fine è la gioia. Ascolta, non farti ingannare dal fatto che Davide commise dei peccati forti, adulterio, eccetera, eccetera, omicidio. Io voglio dirti una cosa: il peccato che condannerà l'umanità intera, non qualcuno, l'umanità intera, sapete qual è? È il fatto di aver messo Dio al secondo posto, o al terzo posto, o al quarto posto, o al quinto posto. Questo peccato ci condurrà all'inferno. Che parola, Andrea! A così drastico sì! Eh sì, perché Dio vuole abitare nel cuore di ogni uomo, ma non ci può essere un altro Dio nel cuore, non ci può essere qualcos'altro prima di Dio. Quindi questa mattina io credo che il Signore stia parlando al nostro cuore e vuole farci del bene, perché il fine è il bene, è l'amore di Dio. La slide, l'ultima, quella successiva, ci mette davanti a una domanda. Chi sono io? Davanti a Dio, chi sono io? Dio sa tutto di te, Dio sa tutto di noi. Quindi tu solo puoi sapere chi sei realmente davanti a Dio. Ma se la tua condizione è drastica, se la tua condizione è: Signore, io sono sporco, io concludo con un versetto. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. E con questo versetto andremo in preghiera.
Primo Giovanni capitolo 1, versetto 9. Guardate cosa dice la parola di Dio. Alleluia. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il versetto precedente dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Invece, se confessiamo i nostri peccati, egli è pronto a perdonarli. E l'ultimo versetto, il versetto 10, continua, rimarca ancora con un grande se davanti alla frase, che dice: se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi, con questa certezza, che questa mattina il Signore vuole il tuo bene, vuole una chiamata al ravvedimento, vuole una vera e propria conversione, tu questa mattina hai la possibilità, come Davide, se hai riconosciuto che dentro di te c'è un peccato che deve essere confessato, non venirlo a confessare a me, ma nel tuo cuore, mentre che ora ci alziamo e chiudiamo i nostri occhi, ci mettiamo in preghiera, alziamoci in piedi, tu puoi parlare con il Signore, tu puoi dirglielo chiaramente, puoi confessargli quello che c'è dentro il tuo cuore. Alleluia, perché Dio è pronto a farti del bene in questa mattina. Chiudiamo i nostri occhi, ci aiuta a concentrarci meglio. Alleluia, gloria a Dio. È vero, la vita di Davide non è stata perfetta, però Davide è stato chiamato uomo secondo il cuore di Dio. Io spero e prego che questa mattina Dio possa dire di me e di te la stessa cosa. Perché? Perché dentro il tuo cuore c'è stato un vero e proprio ravvedimento. Quindi parla con il Signore in questo momento. Parla con Dio. E come abbiamo ascoltato, se c'è qualche peccato, confessalo. Apriti davanti al Signore, perché sappi una cosa, che Lui sa tutto di te. Non c'è nulla di nascosto. Se c'è qualche atteggiamento nella tua vita che sai che non è coerente con la vita cristiana, confessalo. Chiedi a Dio di aiutarti ad abbandonare questa via. Chiedi a Dio di darti la forza di resistere, di combattere. Chiedi a Dio quello di cui hai bisogno. Hai bisogno forse di liberazione? C'è qualcosa forse che ti tiene schiavo? C'è qualcosa alla quale tu non riesci a frenarti? Diglielo al Signore. Signore, perdonami. Perdonami, ho peccato, Signore. Ma ti prego, dammi la forza di poter resistere, di poter combattere, di poter vincere. Perché il Signore è pronto a intervenire potentemente nella tua vita se confessiamo i nostri peccati a Dio. Amen. A Dio sia la gloria. Vieni, fratello mio.